Ciao gente, eccoci Marco e Raffa. Oggi con noi un artista che si chiama Riccardo Marcuzzo, è originario di Segrate. Oltre al canto ha studiato anche recitazione. Torna protagonista in radio dopo 2 anni di assenza, è venuto a darci 2 kiss a distanza, Ricky! Eccomi, ciao a tutti, kiss a tutti. Ciao Ricky, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ci hai fatto aspettare un po', sei uscito finalmente con questa bomba che si chiama Scusa. Avevi un po' di pressione nel momento in cui è uscito questo pezzo dopo tutti questi mesi di assenza? No, allora dicevo, è un anno e mezzo di pausa, un anno e mezzo al giorno d'oggi è tanto, sicuramente tanto, quindi un po' di pressione c'è, però quello che penso sempre è che faccio le cose in modo onesto, sincero, scrivo tutto io, no? Quindi quando deve uscire un pezzo è perché mi sento che esca e non per logiche magari di mercato o cose. Ho sempre fatto così. E quindi sai, un po' di pressione c'è, però è giusto anche che ci sia. Io sono contento del pezzo. Il pezzo tira, suona da paura anche in radio, quindi sono molto contento. Diciamo che dopo un anno e mezzo all'attesa che aumenta il desiderio. Dai. Poi negli ultimi 3 anni sono cambiate veramente tante cose nella tua vita. Non sei più fidanzato, hai cambiato gruppo di lavoro. Sì, sei anche diverso musicalmente, ti senti diverso? Ma allora sicuramente io, come ti dicevo prima, col fatto che scrivo e sono un cantautore, ovviamente quello che provo poi nella vita e che vivo nella vita quotidiana di tutti i giorni si riversa poi sulla musica, quindi è normale che sono diverso, io sono cambiato, mi sono lasciato da un pochino, ho cambiato anche team di lavoro, quindi sono con Big Fish adesso e non più con il mio vecchio produttore, perciò sai, c'è tante cose nuove che si riversano chiaramente nella musica, come dicevo, e quindi per forza di cose poi anche la musica è diversa. Ma io ho una curiosità, il tuo processo creativo come nasce? Cioè ti metti in studio, prendi ispirazione vedendo per strada qualcosa e magari te la segni sul cellulare? Bravo. Allora, io studio credo poco, le persone che si mettono e fanno session, raga, dalle 2 alle 6 di sera dobbiamo tirar fuori una canzone. Sì. Si fa, perché al giorno d'oggi si fa e si fa sempre di più, però vengono cose alle volte poco oneste, poco sincere. Io quello che faccio è, non lo so, ti viene fuori, ti annoti una cosa sul telefono e dopodiché quando sei a casa, per i fatti tuoi, in giro, per strada, ti viene una melodia, io la registro sul telefono e ci canticchio sopra. A volte faccio anche delle figure di merda, soprattutto al tempo, adesso meno, però tempo fa, prima anche di fare questo mestiere, prima di fare amici, prima di partire con tutta questa cosa, sì. Ero in metropolitana e mi ricordo che facevo finta di chiamare mia mamma quando mi veniva fuori una melodia e dicevo: mamma, ho sentito sto pezzo alla radio, fighissimo, adesso sono in metro, te lo canto. E in realtà stavo registrando il pezzo che mi serviva magari per la sera per scriverci sopra. E le persone poi ti guardavano storto. Vabbè, però è un ottimo metodo, per non fare una figura di merda, no? Sì, mi guardavano storto. Sì. Ah beh, sì, esatto, perché sennò dai, cosa fai? Con di fianco la signora, io immagino le persone che ti guardano mentre tu stai registrando la finta nota vocale a tua mamma, le persone ti guardano e fanno tutto ok. Sì. No, è mia mamma, è mia mamma. Sicuro? Senti, è così. L'hai citato anche tu poco fa, insomma, ci sono 2 momenti chiave nella tua carriera: Amici 2016 e Sanremo. E, diciamo, quale potrebbe essere un terzo momento di svolta? Bellissima domanda. Grazie, ringraziamo anche gli autori. Sono qui presenti. Gio Pivello anche. Però qui autori mi mettete in difficoltà. Che cosa ci può essere? Allora, sicuramente ho fatto 2 cose molto grandi. La prima ero consapevole di andare a farla, avevo 24 anni, mi ero appena laureato e ho detto vabbè, andiamo, io le canzoni, spacco, facciamo. Non avevo dietro nessuno, magari la gente può pensare, no, i talent, quello raccomandato, quello. Io ho mandato una mail con 38 di febbre, mi ricordo, a Maria, a Fascino, e poi da lì sono andato ed è partito tutto. Sanremo invece è venuto fuori da un periodo dove non stavo benissimo di testa, ero stanco, ero stremato dopo 2-3 anni folli, avevo voglia di sperimentare, di fare tante cose un po' matte, per piacere forse più che a me, che agli altri. E vabbè, comunque è stata un'ottima esperienza. Adesso quello che potrei fare, ma sicuramente a Sanremo ci tornerò più avanti, però non nel breve periodo. Magari lo vincerai anche, perché no? Allora, per vincere Sanremo ci vuole un insieme di congiunzioni astrali dove, di astri, devi avere di astri
però, perché non basta la canzone forte, però sicuramente la canzone è importante, quando ci sarà il momento, quando lo sentirò, perché no, sì. Adesso il terzo momento non lo so, io voglio riprendere bene a girare tanto in radio, far promo TV con questo nuovo pezzo che è, secondo me è molto radiofonico, molto bello, molto più, è più per tutti rispetto agli ultimi che ho scritto. Però è universale, però, penso, insomma, che prende tutti. È la cosa più importante, è quello. Esatto, è quella la cosa più importante, dai. Dai, continuando a parlare di Scusa, parli di una persona che rivoluziona senza rimorsi la tua vita. Ovviamente immaginiamo che stia parlando di te stesso, no? Allora, è un chiedere scusa, però non in senso, oddio, cosa ho fatto, è una storia finita. È uno chiedere scusa, però dicendo vabbè, ok, dai, ci sono delle cose che mi mancano sicuramente, dopo io ho fatto 3 anni di relazione, quindi ci sono delle cose che ti mancano, però poi guardi il presente, guardi avanti e diciamo c'hai anche altre distrazioni. Ma se tu potessi chiedere scusa a qualcuno, Ricky, a chi chiederesti scusa? Ah, questa è una bella domanda. Vedi, ho tutte belle domande. Autori, allora, però sono cose. Gli autori. No, sono belle domande quando mi mettono in difficoltà. A chi posso chiedere scusa? Guarda, forse a me stesso alcune volte per delle cazzate che faccio. Tipo? Che ho fatto un po' di Ma vabbè, è quel periodo matto prima di Sanremo dove giravo con il sosia al posto di me stesso, oppure avevo fatto un billboard. Aspetta, un attimo. Giravi con il sosia? Avevi un sosia? Sì. Io ho cancellato tutti i social e ho fatto in modo che il mio sosia prendesse possesso di tutti i miei social. Oh. Che è stata una cosa bella, una cosa matta, però vabbè, tornando indietro serviva poco. Sì. Oppure ho fatto un billboard, proprio un cartellone gigante, ma era veramente gigante, raga, ma gigante. 12x12 così. 600 metri quadri, raga, 600 metri quadri. Minchia. Te ve lo giuro. Ma comunque, Ricky, tu sei il nuovo Donald Trump. Anche Trump aveva il sosia. Con il sosia, sì. Anche la moglie aveva la sosia. Per esempio, sosia. Sì. Ogni tanto. E invece dicevi di questo cartellone? Vabbè, c'era scritto bimbo minchia gigante, si può dire. Mamma. In radio. Sì, che poi siamo andati a dipingerlo, a pitturarlo, a fare una cosa meravigliosa. Vabbè, erano tutte cose extra musica che però sono state bellissime, ma che probabilmente avevano poco senso. Cioè, nella mia testa avevano senso, non so, per gli altri magari meno. Senti, Ricky, non molti sanno che tu, oltre a saper cantare, sai anche recitare. Ma se dovesse magari contattarti Sorrentino, Muccino, faresti un film con loro? La Madonna. Vabbè, cavolo. Assolutamente. Cioè, è una passione. Allora, a me piace. Allora, io ho fatto 3 anni di teatro. Io in realtà sono laureato in design e le mie passioni più grandi sono musica, sicuramente, che scrivo da quando ho 7 anni, sì. All'inizio per gioco, poi piano piano. Musica, design e poi recitazione, cioè l'arte in generale, il cinema, perché non so, è una cosa che mi piacerebbe fare in futuro, quello sì. Quindi, ti coinvolge. Ho studiato 3 anni durante il liceo, teatro. Facevamo un musical, quindi vedi, anche lì ho imparato, mi sono detto cavolo, la musica mi piace, deve essere la prima cosa, però perché no, un domani spostarmi anche, cioè non solo, anche sulla recitazione sarebbe una cosa bellissima. Allora, essere aperto all'arte a 360 gradi, no? Esatto, bravo Ricky. Allora noi vogliamo farti un provino, diventiamo dei registi, vuoi fare questa challenge con noi? Facciamola. Devi recitare queste 3 cose. Vai. La prima, recitaci questi versi della tua canzone Scusa, come se fossi Tony Servillo in un film di Sorrentino. Noi ovviamente abbiamo scritto questa parte, ma puoi recitare qualsiasi parte. La parte che noi abbiamo scritto. Non sono sicuro. Allora già mi cassano però. Proviamo. Tanto dobbiamo solo la emulare. La parte della canzone Scusa è sotto casa resto lì a guardare, sottovoce fuori e dentro ad urlare, come te io ricomincio e come stai. Prego, Ricky. Sotto casa resto lì a guardare, sottovoce fuori dentro a urlare, come te che ricomincio e come va. Però non l'ho fatta la Sorrentino, l'ho fatta con una voce di non so che cosa. Eri un po' Servillo, il mood comunque un po' c'era. Va bene che non era la voce, perché adesso tu dovrai fare la voce di un altro personaggio, mettiamola così. Preparati, perché la seconda è recitarci a pelle figlio d'Apollo, la filastrocca, come se fossi Salvatore Esposito in Gomorra. Prego, Ricky. Quindi Jenny. Jenny, ecco, sì, Jenny. E cos'è che devo recitare? A pelle figlio d'Apollo, sai, fece la palla di pelle di pollo. Madonna, ma anche lui io lo adoro, però come cazzo fai a recitare? Vabbè, un po' crudo. Sono difficili. Bisogna essere un po' crudi. Com'è che è? A pelle figlio di Apollo. Com'è che è? Fece la palla di pelle di pollo. Sì,
A pelle, figlio di pollo, fece una palla di pelle di pollo. Pam 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 pam. Abbiamo anche messo la base di Gomorra. Abbiamo anche messo Gomorra. È vero. Che grande. Dai, c'era. Allora, la terza invece è la stavo ancora provando. Vai, sì. Intanto me la stavo ripassando, scusate. Sì, esatto, no, se vuoi modificare il tiro va benissimo per noi, Vai, prossimo. Cerco una un po' più facile, raga, che queste qua sono okay, robe la terza, lontane. Vai, più facile. Però, più facile. Secondo me è più difficile la terza. Però con lo studio si potrebbe fare. Se mi date tipo un mese di tempo e poi ci rivediamo, ve le faccio da Dio. Oh, ma appena sei a Napoli, fai sapere, vieni qui ospite negli studi. Però comunque va studiata anche la dizione, le cose, stiamo facendo fare delle cose difficili, maledetti. Vabè, se no non c'era gusto. Senti, la terza. Giusto, devi promuovere questa tua intervista qui a Radio Kiss Kiss, okay, come se fossi Stefano Accorsi in un film di Muccino. Quindi sai, un po' urlata, un po' di pathos, sì, un po' così, dicendo proprio, questa è la mia intervista, due Kiss a distanza, con Marco e Raff. Questa è la mia intervista, due Kiss a distanza con Marco e Raff. Però non l'ha fatta. Ragazzi, secondo me è superata, cioè promosso. Poi magari si esercita, viene a Napoli qua negli studi di Kiss Kiss. Beh, e esatto, la facciamo dal vivo. Esatto, bravi raga, lo faccio volentieri. Ricky, grazie per essere stato con noi. Ti aspettiamo qui a Napoli. Ricky, grazie, Kiss Kiss a te. Ciao.